questa è una saga creata studiando approfonditamente i film, horror di successo e le loro trame, così come utilizzando i temi comuni degli incubi, ma non degli incubi normali. Gli sviluppatori usarono gli incubi dei bambini, e questo risulta evidente perché solo con i timori ancestrali e comuni a tutti i popoli di un bambino che è possibile mostrare il terrore di un adulto. Nelle mie notti senza riposo, io vedo ancora quel paese. Silent Hill. Nel secondo capitolo il protagonista riceve una lettera dalla moglie che lo invita a tornare nel loro luogo felice in città. C'è solo un problema, la moglie è morta da anni e i morti non parlano. Il paese che lui ricordava così bello si rivela essere invecchiato male, perché l'uomo è neurologicamente portato ad avere un'immagine del passato più positiva di quello che è realmente, poiché carica di emozioni e illusioni, spesso positive. Ma il passato è sempre più luminoso, mentre il futuro è sempre più grigio, per parafrasare Watchmen. Il protagonista aveva una moglie costantemente malata, sempre in ospedale, e questo si riflette nell'ambientazione e nei mostri, spesso infermiere o boss con la camicia di forza che sembrano vomitare acido. Ma c'è un altro elemento, quello sessuale. James era frustrato dal fatto che la moglie non poteva concedersi essendo malata terminale e pensando sempre alla morte, e per questo motivo la sua sessualità era inespressa e si combina in un odi et amo presente in tutti i mostri, infermiere, che sono sia terrificanti, senza volto, ma al tempo stesso sono succinte. Ancora una volta ritroviamo dunque il triangolo freudiano. Anzitutto Les, la sessualità, rappresentata da Maria, e c'è un dualismo continuo tra Maria e Mary, tanto che lei stessa dice I'm not your Mary, ma dice anche che lei può essere la sua Mary. Le due Marie rappresentano le due concezioni oggettificanti della donna. Da un lato la donna assolutamente virginale, pura, materna, priva di sessualità, come la Maria cristiana, che è destinata a morire in quanto troppo pura per questo mondo. Dall'altro la donna sensuale, tentatrice, Maria, più simile a Maddalena in questo caso. Maria rappresenta la donna che Mary non fu per James, quella che lui vorrebbe, una proiezione. Ma James si sente in colpa, non riesce a lasciare andare Mary e non vuole tradire il suo fantasma. E questo senso di colpa si manifesta nel boss più famoso dell'intera serie, Pyramid Head. Questo terrificante mostro è imponente, forte, è una figura fallica, non solo per la testa, ma per i suoi coltelli, per citare Ragnaroks, che penetrano i mostri, violenta le infermiere e penetra le porte, facendo fuoriuscire tanti insetti come se fossero il suo seme. Pyramid Head è la punizione. Insegue James continuamente, perché è James in realtà che ha bisogno di essere punito per il suo desiderio verso Maria. È lui stesso nel finale a chiedere questo. Quello che Pyramid Head fa sembra male, ma in realtà ciò che James stesso non riesce da solo a fare, ucciderla. E infatti nel finale è lui a dirlo a Pyramid Head: tu sei venuto a fare quello che io non riuscivo a fare, sei venuto perché io sentivo il bisogno di morire. Perché James fondamentalmente soffre della sindrome del sopravvissuto. Un marito che sopravvive alla moglie si sente in colpa, sente che una parte di lui è morta in lei, e per questo è parte della psicologia junghiana. Ogni maschio ha una parte di cervello femminile, l'anima, e ogni femmina ne ha una maschile, animus, e noi cerchiamo e proiettiamo il nostro gemello ideale del sesso opposto, platonicamente parlando. La trama di Silent Hill 2, come giustamente ha evidenziato lo youtuber Leadhead, è una grossa metafora della depressione. Silent Hill è la nebbia in cui non c'è mai sole, da cui non puoi uscire, in cui i pensieri negativi ti perseguitano, e alla fine è proprio Pyramid Head a diventare doppio e debolissimo, lasciandoci uccidere facilmente. Perché la sua funzione è passata, James ora può andare da solo. E passare ad uno dei possibili finali, dopo aver sgominato quello che resta dell'ordine, che era stato ricostruito dai finanziamenti di un prete. La morte di Mary è infatti ambivalente. James si sente molto in colpa. Lui è il responsabile, sia che l'abbia uccisa, sia che non c'entri nulla, lui si sente così. Ma l'ha uccisa per odio oppure per pietà? È questo che i diversi finali disvelano. In un finale, il protagonista si suicida, raggiungendo l'amata nell'aldilà, come rigirandosi nell'Ade e diventando una statua di sale. In un finale invece puoi andare con Maria, una nuova donna, ricominciare da capo, in un ciclo senza fine, e infatti Maria tossisce, segno che anche lei si ammalerà. La trama di Silent Hill 2 rappresenta il ciclo del lutto. C'è una prima fase di negazione, James all'inizio crede sul serio che la moglie sia ancora viva, poi di rabbia e contrattazione, data dalla lotta e alla ricerca di una possibile sostituta, i falsi miti, per poi passare alla già spiegata depressione ed infine all'accettazione. E James deve lasciarla andare e non ricominciare il ciclo da zero. Il finale più positivo è quello in cui lui se ne va con Laura, il cui nome simboleggia il superamento di un percorso. Una bambina, quindi pura, che corre per Silent Hill senza essere colpita dalle metafore mostruose sessuali dei peccati dell'età adulta, e quindi ricominciare come padre, senza ricadere nei peccati del passato. E già l'introduzione ci spiega questi elementi junghiano-lacaniani, perché, come ha fatto notare The Gaming Muse, James inizia il gioco guardandosi allo specchio, e la fase dello specchio è quella che permette al bambino di formare il proprio io e l'identità che dovrà indossare, e poi James guarda il lago, che è uno specchio che mostra le profondità della mente, in cui James stesso può suicidarsi.
Silent Hill 2 è ricco di altri riferimenti psicanalitici molto evidenti, ad esempio la stanza di Angela è stata violata dal padre e noi vediamo un mostro che ricorda due persone su un lettino e pistoni meccanici che entrano in buchi dalla parete continuamente. Angela rappresenta chi non riesce a superare il proprio lutto e rimane preda del trauma. Angela dice: fa caldo come l'inferno qui, lo senti? Per me è sempre così. E a quel punto lei sale le scale, eppure come se scendesse all'inferno che la sua mente crea, e sparisce. Passiamo quindi a Silent Hill 3, diretto sequel del primo. Infatti la protagonista è proprio la bambina ora cresciuta, che è destinata a ritornare a Silent Hill, alla sua mente, a superare il trauma. Lei infatti sogna continuamente Silent Hill e viene inseguita da un uomo che scoprirà solo dopo essere un investigatore, e suo padre viene ucciso per ordine dell'amica Claudia, che la aspetta in città. Il gioco quindi rappresenta il punto di vista femminile e l'adolescenza in pieno, compreso la paura dell'uomo maschile e dell'aggressione, il confronto con la figura paterna mancante e con l'utero in sviluppo. Aether ha paura del suo utero, da cui uscirà un terribile sangue e che nascerà una creatura che rappresenta il mestruo, l'aborto, il parto, tutte le paure che una donna ha riguardo la sua femminilità. È importante sottolineare di questo capitolo che tecnicamente Aether incontra Dahlia dentro il confessionale e può scegliere se perdonarla o meno, e perdonarla è la scelta sbagliata, perché ciò implica che Aether si vede come il dio che sta per partorire e che sarà posseduta. Nello scontro finale invece Aether deve alienarsi, ossia far uscire il demone fuori di sé e distruggerlo. In Silent Hill 4 abbiamo un'innovazione radicale del gameplay: prendere la save room, che in tutti i giochi horror è il posto più sicuro, e trasformarla invece nel luogo più pericoloso, da cui non è possibile uscire. Non puoi andare a Silent Hill, è Silent Hill che viene portato nella tua stanza, che lentamente si corrompe. La critica sociale è chiara: il protagonista si è incatenato in casa sua, ma da dentro, ha paura del mondo esterno pur volendo uscire, è un hikikomori. Un altro tema che è costante in questo gioco è quello del voyeurismo sociale. Se noi viviamo nella società dello spettacolo e noi abbiamo bisogno di vedere qualcosa e di farci vedere perché questa esista, compresi noi stessi per via dello specchio che abbiamo già citato, allora la sessualità diventa anzitutto osservare l'altro, spiare l'altro, fotografarlo. Il protagonista guarda dallo spioncino, guarda dalla finestra le vite degli altri piuttosto che vivere lui, ed è anche una critica ai mass media, e spia dal buco, simbolo vaginale, la sua vicina di casa mentre si spoglia, e lui stesso arriva nell'outer world proprio infilandosi fallicamente dentro un buco e strisciando come un verme. La differenza tra ciò che vediamo e ciò che realmente viviamo è caratterizzata dalla ragazza che noi incontriamo nell'Otherworld, che continua a dire che tutto questo orrore è solo un brutto sogno, e alla fine lei viene divorata dai mostri e noi la teniamo negli ultimi momenti di vita, mentre lei ancora una volta ripete: è solo un brutto sogno, in pieno terrore. La vita è sogno, per citare Della Barca, ma Silent Hill ci mostra che noi siamo i nostri sogni. La tematica dell'occhio che vede tutto è rappresentata anche dalla prigione acquatica, che è strutturata come il panopticon. Il panopticon è la prigione ideale, ipotetica, basata sull'idea che, quando siamo posti sotto lo sguardo dell'altro, il nostro io deve comportarsi bene, quindi è una prigione circolare con un perno centrale, e il protagonista deve scendere sempre più a fondo a spirale, come nella mente umana, cito per la seconda volta The Gaming Muse. La trama del gioco è basata su Walter Sullivan, un orfano cresciuto sotto gli ideali dell'ordine, che inizia ad uccidere diverse persone per compiere i 21 sacramenti per la discesa, di nuovo, del sacro. In teologia un sacramento è un modo per essere vicini a Dio interiormente. In questo caso ogni vittima simboleggia qualcosa: la vendetta, De Salvo, la carità, Galvin, la seduzione, Cinzia, il disordine, Braintree, e i precedenti abitanti della stanza 302. I primi 10 ha preso loro il cuore, il centro dell'anima, e ha inciso i numeri, e l'11esimo invece rappresenta l'assunzione, cioè il miracolo con cui qualcuno va direttamente in paradiso da vivo, e appunto Walter si sarebbe dovuto suicidare e fare gli ultimi 10 come fantasma. Questo numero in matematica, 302, è un numero odioso. No, non l'ho chiamato così, si chiamano proprio numeri odiosi. Sono utili per creare frattali, dove l'infinitamente grande è uguale all'infinitamente piccolo. Come sopra, così sotto, è la base dell'alchimia. Ed è anche un numero felice, ossia un numero interno che può essere ricondotto, con una serie di operazioni, sempre all'uno. Questo simboleggia la natura ambivalente di questa stanza, che Walter vede come una madre, e infatti il protagonista è chiuso nell'utero, la vagina dentata che ruba la virilità e tiene l'uomo dentro. L'uomo deve uscire dalla donna ed essere indipendente. Walter vuole risvegliare la madre, e così come Dahlia gli ha insegnato. E infatti Henry sconfigge Walter proprio ottenendo il suo cordone ombelicale. In un finale Henry scappa dall'appartamento, dopo averlo sconfitto, che sembra sempre più posseduto, e porta dei fiori ad Aileen, ma in un altro Aileen si trova un'altra abitazione e l'appartamento ora è libero. Il gioco è strapieno di simbologie sessuali, con corpi appesi, incisi con corde e pose sessuali sadistiche appesi alle pareti.
La stessa colonna sonora ci comunica questi temi. Siamo nati su questa terra per soffrire e piangere, una valle di lacrime. Così insignificante dorme nel profondo dentro di me, chiaramente la gravidanza. Eri sempre tu che ho odiato, non sento abbastanza affetto per te per piangere, ecco una ninna nanna per chiuderti gli occhi, addio. Ed è un riferimento metaforico all'aborto. Il gioco ci ricorda che quando c'è un trauma e perdiamo qualcuno, non ci sono mostri da affrontare, bensì c'è una stanza in cui rimaniamo soli. Il silenzio, prigionieri della nostra stessa mente. Passiamo a Silent Hill Homecoming. Quattro importanti famiglie lasciarono Silent Hill 150 anni fa, seguendo il pastore Isaac Shepherd, da cui il nome, che è un gioco di parole, del paesino in provincia di Silent Hill, ossia Shepherd's Glen. Ma non si può sfuggire al culto. Per evitare di adirare il dio, devono fare sacrifici con il dio, un bambino di ogni famiglia ogni 50 anni, altrimenti finirà male. La città venne avvolta dalla nebbia perché Alex ha strangolato e ucciso Joshua per errore. Molti degli abitanti sono stati rapiti e portati a Silent Hill dall'ordine, quindi il paesino ormai deserto. Il fratellino che noi inseguiamo per tutto il tempo, la nostra innocenza, mai è esistito, poiché Isaac ci rimanda al mito di Isacco e alla morte del figlio, perché un altro figlio venne dimenticato, ricordatevelo, l'altro figlio. Era Alex che doveva essere protetto e venne per questo trascurato e mandato in un ospedale psichiatrico, dove nella sua follia si è costruito tutta l'identità del soldato. Il film dunque mostra anche gli effetti del disturbo post-traumatico da stress tipico dei veterani. Passiamo a Silent Hill Shattered Memories per Wii. Noi qui impersoniamo il protagonista del primo film, che torna a Silent Hill a cercare la figlia, e possiamo puntare la luce con il Wiimote e usare il cellulare per fotografare, chiamare vari numeri e varie azioni. Puoi solo scappare, non puoi lottare stavolta. Il gioco ti avverte sin dall'inizio che sta creando un profilo psicologico basato sulle risposte che darai a un test che viene fatto a intervalli regolari in prima persona. Il test va molto sul personale e può creare diversi profili. Quello maniacale, basato sulla sessualità, e tutti gli oggetti, i mostri e alcuni personaggi saranno basati sulla sessualizzazione. Anche quando guardi le donne o le riviste, influenza questo esito. Questo è ispirato alle meccaniche del secondo Silent Hill, dove quando tu guardi il coltello, per esempio, influenza l'istinto suicida. C'è poi il profilo psicopatico, se esamini oggetti triviali e l'alcol, che mostra una persona preda di vizi alcolizzata, e infine c'è la brava persona, se ti concentri sul cercare Cheryl. Il colpo di scena è che la protagonista che faceva quei test non era Harry, era sua figlia Cheryl, ormai adulta, che va dallo psicologo per superare il trauma della morte del padre del secondo gioco, e tutto questo gioco è una sua proiezione terapeutica. E a seconda di quale profilo abbiamo disegnato, possiamo anche rilevare i vari modi di essere padre, che influenzano quindi la figlia freudianamente. Un padre alcolizzato e violento, un padre che tradiva la moglie, e un padre infine vittima di una moglie abusiva. In ogni caso, Cheryl può scegliere se continuare a vedere il padre in una illusione schizofrenica, oppure se lasciarsi morire di dolore, oppure se lasciarlo andare e proseguire con la sua vita. E infine abbiamo Silent Hill Downpour, in cui il protagonista è un prigioniero. Sta di nuovo al giocatore con le sue azioni chiarire se era un innocente oppure era colpevole, e si ritorna ad un gameplay più classico della serie. Si esplora una nuova parte della città, quella orientale, e nel gameplay è importante evitare le trappole e i temibili buchi neri, e le armi stavolta possono rompersi, e oltre alla nebbia bisogna fare attenzione alla pioggia. Uno dei mostri controlla gli altri mostri tramite cavi, qualcosa che ci sarà utile successivamente. L'architettura è ispirata a Brno, nella Repubblica Ceca, e al brutalismo sovietico, creando un'atmosfera molto pesante. Il finale, come sempre, dipende da te. Sarai un mostro da condannare a morte, nonostante nel main non ci sia la pena capitale, o sarai perdonato dalla poliziotta che ti lascerà andare. Silent Hill Downpour riflette su come la violenza genera altra violenza. I traumi del sistema carcerario privato americano e della polizia brutale sono quelli a generare mostri, invece di rinchiuderli, portando a creare un inferno per le persone reali. Nel prossimo video parleremo di ciò che resta della saga, e ora lascio la parola al massimo esperto di Silent Hill, The Observers. Dopo l'analisi approfondita fatta nel primo video del primo videogioco della serie di Silent Hill Origin fatto dal caro vecchio Morte Bianca, possiamo vedere invece come Silent Hill 2 è stato riconosciuto come un capolavoro dell'horror psicologico agli occhi di molti giocatori, grazie alla sua attenta implementazione di concetti psicologici all'interno di una narrativa horror allo stesso tempo complessa e ben congegnata. È un lungo e travagliato svelamento dell'inconscio di James e dei suoi deliri paranoici, ma è anche la metafora di un lungo processo psicoterapeutico e di elaborazione del lutto. Ma questo è un argomento che ho trattato diffusamente. Affermiamo quindi
una verità oggettiva. Prima di continuare con la nostra lista dei vari Silent Hill, possiamo ovviamente dire al 100% che Silent Hill 2 è il più grande gioco horror di sempre. È un capolavoro linciano che si trova ad un'altezza impossibile, sopra un mare relativamente stagnante di pretendenti di livello B-movie. Purtroppo Silent Hill 2 getta una lunga ombra sulla serie horror di Konami, iniziata appunto nel 99, come abbiamo detto nella prima parte del nostro video. Come puoi superare un capolavoro dopo tutto, ragazzi? Non si può. Ogni entrata successiva del franchising non poteva sfuggire agli inevitabili paragoni con il momento più brillante, audace e magicamente malevolo del survival horror. Continuando con Silent Hill 3, che è un sequel diretto dell'originale Silent Hill, anche se il giocatore non se ne rende conto fino a metà del gioco, Silent Hill 3 abbonda di riferimenti e paralleli al gioco originale, da una versione intrisa di elettricità statica dal video di Cheryl, angoscia trasmessa per la prima volta nel centro di Silent Hill e ripetuta nel centro commerciale di Silent Hill 3 per chi l'ha giocato. Come Silent Hill, molti tocchi visivi come le barelle dell'ospedale, le sedie a rotelle abbandonate che sporcano la sequenza del centro commerciale appunto, potrebbero essere scambiate per un generico paesaggio inquietante, fino ad una seconda parte del gioco, quando il giocatore ha più familiarità con la psiche di Heather. Anche le fughe di Heather nell'altro mondo di Silent Hill, che si verificano appunto nella prima metà del gioco oltre i confini di Silent Hill, sembrano essere un buco nella trama se giocate, finché il giocatore non ricorda che l'altro mondo era sempre la proiezione psichica di Alessa. Dopodiché ha perfettamente senso che Heather provi un passaggio dell'altro mondo accompagnato da un intenso mal di testa ogni volta che i ricordi e le abilità latenti appunto di Alessa iniziano a raffiorare. Molti di questi giochi ruotano attorno ai misteri che si svolgono nella città di Silent Hill, mentre i giocatori assumono i ruoli di personaggi che devono esplorare questa città nel bel mezzo di esperienze orribili. Il quarto capitolo della serie Silent Hill 4 The Room esula da questa ambientazione cittadina, poiché ruota attorno al personaggio di Harry Townsend, che si ritrova rinchiuso nel suo appartamento e deve scoprire un modo per uscirne. Henry, come Harry, non è altro che un tramite per scoprire cosa veramente sta succedendo, per arrivare a raccontare il personaggio di Walter Sullivan, come Harry fa appunto con Cheryl. Una vera perla è stato Shattered Memories. Il gioco divide il tempo tra sequenze di terapia in prima persona e una rivisitazione in terza persona del primo Silent Hill. In questo gioco sono presenti molti simbolismi di base: l'uso della neve come indicatore dei ricordi che Cheryl ha congelato o dimenticato con la forza, il fatto che gli unici mostri ricorrenti si chiamano Rorschachs, cioè un doppio gioco di parole sia per il test psichiatrico che per il fatto che si presentino ogni volta che Harry tocca un ricordo sepolto particolarmente doloroso. Vediamo la devozione di Harry nel trovare sua figlia, prima con un'emozione a sé stante e poi ricontestualizzare quei sentimenti attraverso la realizzazione iniziale che Harry è un costrutto mal ricordato creato da Cheryl / Heather, la cui discutibile solidità è alla fine l'unico accenno a qualcosa di veramente soprannaturale che sta succedendo nel gioco. Con questo capitolo si è tornati a parlare delle componenti psicologiche che il franchising vanta. Ultimo capitolo invece è Silent Hill Downpour. In Downpour possiamo... Ehi Hob, vedi che hai saltato Silent Hill Homecoming? Ah, quindi quel gioco è reale? No, aspetta, non era un mio incubo, esiste davvero? No, ora mi dirai anche che che il film Silent Hill 3D è reale? Eh sì. Bene. Ok. Allora andiamo avanti. Parliamo anche di Silent Hill 5. Partiamo dal presupposto che, per quanto mi riguarda, se la città di Silent Hill mi dovesse risucchiare e farmi rivivere i miei incubi, questi non sarebbero mostri creati dalla mia psiche, ma sarebbero incubi fatti di schermi posti intorno a me che metterebbero in scena video di I'm Coming e Silent Hill 3D a ripetizione. Ho i brividi. Non è affatto raro che Silent Hill Homecoming sia il peggior gioco di Silent Hill, perché ruba la svolta di base di Silent Hill 2 pur avendo anche una sovrabbondanza di combattimenti terribilmente programmati. Questo non è esclusivamente vero. Homecoming è il peggior gioco di Silent Hill perché ogni gemma scoperta di una narrazione promettente viene quasi immediatamente affogata in un pantano di detriti vomitati che emergono dalle bocche e dalle mani emergenti del team di sviluppo. Insomma, il mio gioco preferito. Vabbè, un breve riassunto della trama per coloro i cui ricordi sono nebbiosi o che hanno saltato questo del tutto come volevo fare io, insomma.
Alex Shepherd, che è il personaggio principale, sta tornando a casa presumibilmente dal servizio militare, nella sonnolenta cittadina di Shepherd's Glen, vicina di Silent Hill. Torna a casa solo per scoprire che il suo fratellino Josh è scomparso insieme a molti dei bambini della città e si mette in viaggio per le strade infestate dalla nebbia e dai mostri alla ricerca di suo fratello. Se volete un consiglio, giocatevelo! Anche se è molto meglio vedervelo su YouTube da qualcuno che si è sacrificato per voi, per appunto godere della semplice ma carina storia che racconta. Ma possiamo tornare veramente a Silent Hill Downpour. Il protagonista di Silent Hill Downpour è Murphy Pendleton, un detenuto della prigione che finisce a Silent Hill quando l'autobus che lo trasporta in una struttura di massima sicurezza si schianta ai margini della cittadina. Murphy viene inseguito dall'ostinato agente di polizia Ann Cunningham ed è perseguitato dal solito sacco di allucinazioni da speleologia della città. Questo gioco è pieno di così tanto potenziale, ci sono alcune scene da set incredibili e anche un po' di pathos genuino. Mettere Murphy in corridoi stretti e pieni di trappole mortali o luccicare lungo pozzi senza fondo rende un'efficace metafora visiva del suo conflitto in prigione. E il motivo dell'acqua è sia ben legato alla narrazione che effettivamente cupo. Un titolo questo che secondo me è consigliabile giocarlo, senza pregiudizi però e senza essere accostato a nessun altro titolo della serie. Detto ciò, penso sia tutto. Ringrazio quindi il buon caro Morte Bianca per avermi dato l'opportunità di intervenire su di un tema che mi sta molto a cuore. Vi lascio il link Amazon della Silent Hill HD Collection per PS3 in descrizione. Si ringrazia The Observers per le sue riflessioni e vi invito a visitare il suo canale in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione troverai anche il mio libro, il mio fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.